Do il bentornato al Villaggio per la Terra al presidente Andrea Ambodi, presidente dell'Istituto Credito per il Credito Sportivo. Bentornato presidente, che gliene pare di questa giornata? Beh, diciamo che il sole fa la sua parte, però la cosa più bella credo sia la socialità, la presenza di decine di migliaia di persone, di famiglie, di bambini. Mi auguro che lo spirito di queste giornate rientri anche nell'agenda quotidiana, perché a volte il problema è proprio quello di raggiungere il culmine delle attenzioni, delle sensibilità in giornate come queste e poi perderlo un po' durante le giornate, quelle normali, ordinarie. È l'impegno che ci dobbiamo assumere. Il fatto di essere qui non soltanto come istituto, come banca pubblica, ma anche come dirigenti sportivi, come dirigenti di aziende, è quello di mantenere alta l'attenzione rispetto alle tematiche che oggi celebriamo. Lei è qui per partecipare a un talk pubblico che si chiama Metti in campo lo sport e insomma il suo istituto non solo lo mette in campo ma crea proprio il campo. Voi siete, diciamo, siete la banca per le infrastrutture sportive di questo paese. Che momento vivono le infrastrutture sportive in Italia? Ma c'è grande voglia di rinnovamento e di miglioramento. Credo ci siano tante opportunità per lavorare sì sulle grandi infrastrutture complesse, pensiamo agli stadi che comunque rappresentano un elemento di attrazione e di interesse per tanta gente, ma anche i piccoli impianti che hanno un altissimo tasso di socialità che sono nelle grandi città ma anche nelle periferie del nostro paese. La banca ha gli strumenti per poter agevolare tutte queste politiche, ma insieme alla riqualificazione degli impianti bisogna tener conto che c'è bisogno anche di rispettare di più l'ambiente. Pensi che soltanto il 10% degli impianti sportivi italiani ha fatto, chiamiamola così, una politica di riqualificazione energetica, quindi c'è un tasso di miglioramento elevatissimo, tanto più considerando che il budget di un impianto sportivo per il 40% è determinato dalla gestione dell'energia. Quindi buone ragioni da parte nostra per rinnovare l'impegno con dei prodotti specifici che incentivino sia gli impianti pubblici che i privati per renderli non soltanto sicuri, non soltanto accessibili, ma anche energeticamente compatibili. A noi, come ha spiegato lei, interessa anche la funzione pubblica dello sport. L'Italia ha una grande tradizione di impiantistica pubblica dello sport, il CONI, ma anche i comuni, le università, i CUS universitari. Viviamo però in un'epoca in cui lo sport professionistico soprattutto vive di impianti privati, di fondi privati. Possono coesistere questi due mondi, il pubblico e il privato? Devono coesistere perché svolgono funzioni complementari, peraltro una complementare all'altra, collegati inevitabilmente, perché i grandi avvenimenti, i grandi campioni, le grandi infrastrutture sono un fattore anche quello di socialità, di interesse e di promozione e servono poi a sviluppare dal basso l'avviamento allo sport, l'incentivazione per entrare nel meccanismo sportivo nell'ambito del quale speriamo che la scuola riesca a ricoprire un ruolo sempre più attivo, non solo e non soltanto della pratica sportiva, ma anche della cultura e dell'educazione sportiva. Io le auguro di nuovo un buon 25 aprile e la lascio al talk. Grazie, buona giornata a tutti.